minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio sul sagrato, il sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina, la chiesa che è stata consacrata nel 2004. Oggi qui per raccontarvi quello che accadeva nel 1957, perché vogliamo condividere con voi un episodio che è accaduto a un servo di Dio, un frate, confratello di Padre Pio, che si è formato ed è diventato santo proprio accanto a lui, si è fatto santo, ecco, questa grande famiglia di Padre Pio che dà vita ad una serie di testimoni della Chiesa che stanno facendo il loro percorso. Oggi vogliamo raccontarvi di un grazie di Padre Pio nei confronti di fra Daniele Natale. Confratello di Padre Pio, era un fratello laico, fra Daniele non era sacerdote. Lui raccontò che nel 1957 era molto vicino a Padre Pio, lui sin dalle 4 del mattino lo accudiva, era un vero e proprio assistente, e una notte fra Daniele sogna Padre Pio. Anzi, lui racconta che sogna due Padre Pio. Il primo, sofferente, stanco, evanescente, smarrito, in cerca di appoggi, in cerca di certezze, mentre il secondo Padre Pio era radioso, sicuro di sé, lieto, luminoso. Infatti lui scrive, anzi Angelo Maria Mischitelli, che ha raccolto questo suo racconto, scrive: un alone di luci e di colori che rendevano felice Padre Pio. Fra Daniele allora si sveglia all'improvviso, rivide e rivive di nuovo questo sogno. Dimentica ad un certo punto quel Padre Pio radioso, luminoso e illuminato. Piange invece il Padre Pio macilento, stanco, e nel cuore della notte fra Daniele corre giù in chiesa, nella chiesetta antica, e sfoga con Dio la sua amarezza. Ecco, comincia a piangere per Padre Pio e rimprovera il Signore che se la prendeva sempre con lui. E poi si mise avanti lui stesso, ecco, mise avanti se stesso. Se c'era bisogno di sofferenza per salvare qualcuno, che se la prendesse pure con lui, fra Daniele, che aveva imparato a soffrire. E quella mattina, quando fra Daniele andò a salutare direttamente Padre Pio per dargli la buona giornata, fu immediatamente Padre Pio che non lo fece neanche parlare. Lo abbracciò, lo baciò e sommessamente, quasi lentamente, gli disse: grazie figlio mio, grazie per quello che hai fatto per me stanotte.